ottenere di carità. Donde il paradosso, no? Dei portatori della seconda radicalità che vogliano poi essere rappresentanti della riscossa di tutti gli oppressi, quindi anche degli operai. No, perché lo puoi essere solo se tu cogli il primo tipo di radicalità e quindi torni a dare protagonismo all'altra classe. Ed è molto interessante che, per esempio, in Nietzsche noi vediamo molto bene la denuncia del rapporto profondo che c'è tra cristianesimo e questa radicalità antimodernità. Nietzsche insiste molto nella condanna del cristianesimo quando il cristianesimo diventa la religione dei deboli. E inevitabilmente dei deboli, perché di chi rinuncia all'agire, di chi è talmente oppresso che non ha più armi. Pure ricondizioni. Ecco. Ora, io credo questo è evidente che è un tema politico profondissimo questo. Alla dissociazione profonda che è prodotta quotidianamente dalla società capitalistica per i meccanismi escludenti, no? In questo momento si accompagna un fenomeno contraddittorio, apparente, cioè contraddittorio in realtà. La forte esibizione che la società borghese dà di se stessa come società organizzata, no? Bisogna fare un tavolo, bisogna fare le regole, le parti sociali si accordano, no? Stabiliamo, allora entro 10 anni facciamo, sembra una cosa tutta pianificata, no? Ed è estremamente importante che tutta questa razionalità non aggredisce mai un tema, la proprietà degli strumenti di produzione. Questo non è mai messo in campo. Ora, ecco la grande forza, no, di quella radicalità che significa entrare dentro il meccanismo di produzione, perché mette in luce come alla radice di una serie di fenomeni, per esempio dell'esclusione, quindi del disordine, dell'anarchia, eccetera, eccetera, c'è proprio il monopolio della proprietà privata. Questo è interessante, che probabilmente pochi sono i compagni che ricordano quella osservazione che faceva Marx, cioè proprietà privata non vuol dire proprietà mia, vuol dire proprietà non vostra, no? Proprietà privata vuol dire la proprietà da cui tu sei escluso. E questo è importante, perché nell'ideologia la proprietà privata è la base in difesa dell'individualità. No, la proprietà privata vuol dire tu sei escluso. La casa inglese, no? Proprietà privata vuol dire che se tu entri nel giardino ti sparano. Ecco, questo meccanismo dell'esclusione è lì che si radica. E ovviamente si radica anche quando tu esibisci una pianificazione, una razionalizzazione a tutti i livelli tranne quello, ovviamente, non a caso. Ora però, che vuol dire il fatto che la borghesia sia oggi sulla strada di esibire largamente questo linguaggio programmatorio e razionale? Chi glielo fa fare? È il fatto che non è minimamente accettabile in realtà dalla coscienza comune un discorso oggi in epoca di computer eccetera che non preveda calcolo e razionalità. Ovviamente se tu lo mantieni fuori dalla proprietà privata, vabbè, tutto l'imbroglio. Però potresti anche estenderlo, che sto cercando di dire questo. Uno
dei difetti fondamentali della visione tradizionale del marxismo, per cui il marxismo è un sistema solamente materialistico e non idealistico, è il fatto che non riesca a cogliere all'interno dei processi sociali come si presentano, economici, culturali, politici, quegli elementi che possono ambiguamente funzionare pro ma anche contro la borghesia. Perché se la mia mentalità è quella del sistema, io tenderò a contrapporre il mio sistema all'altro sistema. Il mio è il sistema basato sul materialismo, il tuo è quello basato sull'idealismo e c'è lo scontro. Mentre se l'atteggiamento è quello della critica del sistema aperto, di quello che va a cercare le contraddizioni dentro i fatti, allora il problema sarà quello di analizzare i fatti per far venire fuori le contraddizioni. E allora, per esempio, quali sono le contraddizioni, facciamo conto del linguaggio televisivo, quali sono le contraddizioni dell'attuale fase politica, su quale dinamicità dell'attuale è possibile far perno perra, e quindi in questo modo arricchire anche il proprio strumentario con mezzi che vengano dall'analisi della situazione determinata. Anche questo è interessante, che ovviamente Lenin non ha mai parlato della dialettica come analisi della situazione determinata. Nel senso Lenin sottolinea invece come la dialettica sia l'analisi della situazione particolare. La cosa è molto diversa, no? Perché appunto se è analisi della situazione particolare, la dialettica non consente facili generalizzazioni. Se io, facendo l'analisi della situazione in Germania oggi, stabilisco che so che questo è il ruolo dei citi medi, siccome la mia analisi è di una situazione particolare, quando vado in Russia non posso riproporre sic et simpliciter quell'analisi, devo rifarla dentro quel contesto. È chiaro che questo dà all'analisi marxista una dinamicità, una pluralità di strumenti, proprio perché l'analisi va fatta nel particolare quadro. Intendevo determinato nella lingua tedesca ha una serie di significati. Primo, vuol dire definito. Secondo, vuol dire caratterizzato da. Terzo, significa orientato da. Tu sei determinato a far questo perché tuo padre ti ha detto di farlo, va bene? Ovviamente non è un problema che ci colpisca praticamente, insomma, però nella crisi dei nuovi partiti comunisti, no, che è una crisi internazionale, riprende fiato un processo di aggregazione delle ex forze Stalin-maoiste. Mi parrebbe un'autentica iattura se questo processo di riorganizzazione avesse dei risultati concreti, perché noi non abbiamo. Come? Per esempio, il nostro seminario in realtà non è isolato, ma c'è un'iniziativa internazionale, appunto, degli ex maoisti, il cui centro è a Bruxelles. Sergio Carraro non stava con noi in riunione, perché stava al seminario di Bruxelles, organizzava il partito Brigate Lavoro, che è l'ex Bellegra Lavoro, che è l'ex partito maoista